cipolla, prego, dicevo, ce la prepariamo tritata. E se io ve la tenessi così in linea in mise en place, va a finire che da qua stasera questa prende quel sapore di cipolla, cipolla esausta, quel sapore di cipolla che comincia già a ossidarsi, eccetera. Se invece io la copro e la metto in microonde, cosa succede nel microonde? Le microonde agiscono sull'acqua, vanno nell'acqua della cipolla, fanno sfregolare le molecole d'acqua, queste si spaccano perché cominciano a bollire, esce fuori l'aroma e l'acqua. L'aroma viene assorbito dall'olio, che è una spugna, e l'acqua evapora. L'olio non si riscalda di per sé, se io metto dentro olio, si scalda prima il vetro e poi l'olio, perché l'olio è un grasso al 100%, il vetro è una piccola percentuale di acqua. Quindi si scalda il vetro e poi per induzione mi riscalda l'olio. Quando io metto dentro l'olio, tutto quello che c'è nell'olio, se è acqua, è lì dove le microonde filtrano l'olio e vanno sul prodotto. Fatto questo, lo tiro fuori, lo copro con la pellicola e lo raffreddo. Questa cipolla, una volta preparata, cipolla, porro, scalogno, aglio, eccetera, me le tengo in un contenitore, in un vaso, eccetera, me le tengo in frigorifero e durano 10 giorni. Cioè per 10 giorni non mi cambiano più sapore. Devo fare un risotto, devo fare una pasta, devo fare un sugo, devo fare un fondo. Uso quella cipolla lì, la cipolla, e poi devo condire un'insalata, eccetera. Siamo a 81 gradi, perché le microonde agiscono subito sull'acqua, quindi è ogni piccola molecola che si riscalda, però l'olio li tiene un po' più freddi. Bollono all'interno, però non riescono ad arrivare alla temperatura alta. Ecco che allora io si mantengono meglio. Una volta pronta, copro e metto in abbattitore. Qua in questo caso, quando devo conservare l'aroma, allora io ci metto sopra un tappo, una piccola, specialmente con forellina, perché l'acqua spinge il tappo, la pressione poi che ne va e viene fuori. L'olio filtra l'aglio e si assorbe tutti gli aromi. Siccome che dopo gli aromi sono volatili facilmente, preferisco tenerlo poi sempre coperto. In questa maniera io riesco, se voglio dare un aroma a un prodotto, a una salsa, eccetera, senza metterci l'aglio, uso solo l'olio. La tecnica è importante, perché allora se io adesso ho fatto l'aglio, ieri avete visto Giorgio che ha usato quel peperoncino che era forte, no? Con la stessa tecnica, se io ci metto dentro peperoncini freschi, mi faccio un olio peperoncino, però è un olio peperoncino che come freddo è pronto per l'uso e ha tutto l'aroma del peperoncino fresco. Se io dentro nell'olio ci metto rosmarino, buccia d'arancia e buccia di limone, mi faccio un olio aromatizzato, rosmarino, buccia d'arancia e buccia di limone. Quindi è un sistema anche per estrarre gli aromi e farmi degli oli aromatizzati, che poi non lo potrò più chiamare olio, ma condimento. Perché olio per legislazione si può chiamare solo quando è olio puro. Adesso questo volendo, se io lo lascio dentro, è pastorizzato, perché abbiamo superato i 60 gradi, quindi quando superiamo, allora se noi vogliamo pastorizzare il prodotto dobbiamo tenerlo oltre 65 gradi, 60, cioè di meno ai 65 gradi almeno per 40 minuti. Più alziamo la temperatura, meno tempo di esposizione mi serve. Quindi quando io arrivo a 80 gradi mi basta avere arrivare a 80 gradi perché il prodotto è pastorizzato. Adesso lui è dentro, va in sottovuoto, perché automaticamente sapete che quando il calore spinge poi tira dentro, quando la pellicola si fa quella inversa, diventa concava in una bacinella, lo stesso arriva qua, questo va come in sottovuoto, perché la pressione interna è più alta, poi quando si abbassa il tappo chiude e parte sotto. E quindi mi mantiene il mio prodotto. Gli oli aromatizzati consiglio sempre di farli di solito in bottigliette piccole, come potete mettere già dentro tutta nella bottiglia, fare una bottiglia e poi quando tira fuori mettere il tappo. Così tutti gli aromi rimangono dentro nella bottiglia. Una cosa che non si può fare in questa maniera è l'olio al tartufo, perché il tartufo ha un aroma talmente volatile che scappa via subito. L'aroma che sentite dentro nell'olio, nel condimento che preparano al tartufo, arriva o dal petrolio o dalla caseina, perché è indigesto a molti, a me personalmente non riesco, te lo senti anche dopo, perché arriva specialmente quello che usa più comunemente dal petrolio. Però per noi è molto cancerogena, però usate queste piccole percentuali, non ci fa niente, più che cancerogena è tossica, ecco, però in percentuali così basse non ci dà fastidio, però non è digerito, serve solo per dare questo aroma e può, tra virgolette, ingannare l'olfatto del cliente, perché non è tartufo. E infatti sono costretto a metterci dentro il pezzettino di tartufo per dire olio al tartufo, condimento al tartufo. Se non ci fosse quello non potrebbero scrivere. Se poi guardate ci sono scritti aromi, e neanche naturali, solo aromi.
Perché? Perché questo, perché ce ne sarebbe un altro che tirano fuori dalla caseina del latte, che deriva dal latte, però costa troppo e quindi andrebbe fuori da quelli che sono un po' i parametri. Ma anche quello sarebbe un po' concentrato, quindi sarebbe anche quello un po' di difficile digeribilità. Allora il tartufo dopo un po' molla l'acqua, perché è automatico. Allora, l'olio lo protegge, però all'interno suo non è un blocco unico, ha dell'aria, ha i pori attorno, eccetera, quindi la carica batterica c'è. Si comincia a ardendo, comincia a buttarmi fuori un po' di acqua, io comincio a diventare mollo, va in fondo quest'acqua e qua dopo comincia la decomposizione. Di aroma non salviamo niente. L'unica roba per mantenere il tartufo in sistema migliore è quello di, se io voglio tenere il tartufo fresco, come arriva? Spazzolarlo senza lavarlo, metterli uno a uno nella carta, oppure con tanta carta a mani, e in frigorifero. E ogni due giorni cambiare carta. Perché? Allora, la carta, se mettiamo al riso, roviniamo sia il tartufo che il riso. Perché il riso è un elemento secco, asciutto, e tirerebbe aria, tirerebbe umidità, e quindi vi va a diventare il tartufo molle più velocemente che non nella carta. E in più il riso dopo lo buttate via. Perché l'aroma del tartufo dopo è talmente volatile che se cominciate a cuocerlo va via. Quindi va cambiata la carta spesso e lavato quello che mi serve per quella giornata. Lo lavo e me lo lavoro su. Piuttosto lo congelo, lavato bene, me lo congelo, e quando lo tiro fuori, prima che si scongeli da tutto, lo devo affettare. E normalmente se so che va su un risotto, che va su una pasta, eccetera, mi preparo del grana padano ben stagionato, lo setaccio bene che mi venga solo a quel verino del formaggio. Man mano che lo affetto ancora da quasi congelato, poi lo spolvero col formaggio e lo mescolo. Il formaggio si impregna subito dell'acquetta che molla e io ho le mie fettine ben della metà sopra. Quello è uno dei sistemi per conservarsi. Poi c'è anche quello di frullarlo con il burro. Un'altra salsa invece a base di olio col tartufo da farsi è quella di fare un chilo di tartufo, due spicchi d'aglio, tre filetti di acciuga, due filetti di acciuga e olio d'oliva. Voi mettete nel cooler i tartufi, d'aglio e l'acciuga, di solito vanno su questo prodotto qua vanno 15 grammi di sale, 10 grammi di sale perché c'è l'acciuga, frullate e aggiungete l'olio. Questa è una salsa che io ho modificato e io ci ho aggiunto alcune cose, però sono partito da quel concetto. Allora, l'aglio è un esaltatore del sapore del tartufo, le acciughe lo arrotondano, l'olio lo conserva.